queste persone, le nostre maestranze, possono giovare di nuovi strumenti grazie alla ricerca e allo sviluppo. E ovunque io vada, da ministro degli esteri, che da quest'anno la Farnesina anche tutti quanti le competenze sull'export, sull'internazionalizzazione, quando tu nomini un'azienda come Leonardo, ma come le altre nostre eccellenze partecipate di Stato, da Enel, Terna, Eni, Fincantieri, quando le nomini, quello che si illumina negli occhi del tuo interlocutore è il fatto che hai di fronte il rappresentante di un paese che ha aziende che fanno cose fatte bene.